Travolgente, Nardò sempre più a suo agio nei panni di principale antagonista dell'Accavese, l'avversario che domenica prossima misurerà le ambizioni della squadra allenata da Nicola Ragno, capace di rasentare la perfezione nel largo successo contro il Lavello. I primi segnali del dominio dei neretini cominciano con la conclusione di Ferreira, deviata in angolo da Trapani. Il vantaggio, firmato da D'Ambros con il diagonale piazzato sul palo lontano, rompe subito gli equilibri e solo le parate di Trapani, prima sul diagonale di Montinaro e successivamente sulla conclusione da sotterra ancora del 77 di casa, evitano un'ulteriore capitolazione. Solo l'errore ancora di Montinaro in tuffo di testa non consente al Nardò di andare al riposo con un vantaggio più largo. La botta potente sotto la traversa di Ferreira rappresenta il primo squillo della ripresa, oltre che il raddoppio della squadra di Ragno, che si concede una fase di rilassamento consentendo al Lavello di creare qualche occasione. Il rasoterra di Puntoriere è di fatto un cross sbagliato, la botta dalla distanza di Maione esalta i riflessi di Viola, che chiude il suo pomeriggio di lavoro con la parata sulla botta dalla distanza di Romano. Quando il Nardò riprende in mano le redini della gara arriva anche il terzo gol firmato da Urquiza, di testa su azione d'angolo. Mengoli sbaglia il quarto gol a porta vuota dopo che il palo ha respinto la prima conclusione dalla distanza. Alla festa dei neretini vorrebbe partecipare anche Dionai, che sigla il possibile poker su calcio di rigore annullato dal direttore di gara per un presunto doppio tocco del 10 di casa. Così Dionai si rifà con gli interessi firmando il definitivo 4-0 con un tiro a giro che fa calare il sipario sul successo del Nardò.